Sergio Virmilli di OM Steel, benvenuto, un cenno sull'azienda. OM Steel è produttrice di carrelli elevatori e macchine di movimentazione da magazzino, è un marchio storico italiano, ormai abbiamo festeggiato i nostri 100 anni l'anno scorso, marchio OM che si è integrato nel gruppo Steel nel 2011, quindi siamo una realtà importante a livello nazionale e altrettanto importante a livello internazionale, in quanto Steel è comunque uno dei player mondiali principali nella costruzione e nella fornitura di macchine da movimentazione. Come vedete il futuro del vostro settore? Allora, è un futuro estremamente in evoluzione, nel senso che ormai si va oltre il carrello elevatore, ma si parla sempre di più di sistemi integrati, quindi di sistemi che integrano il carrello, comunque la macchina da magazzino, con il magazzino, con i software del magazzino e con tutti degli strumenti, possiamo considerare high tech, che ormai sono disponibili. Quindi ormai si parla sempre di più di material handling, non si parla più di carrelli elevatori, si parla di material handling in una eccezione estremamente ampia. Infatti anche aziende come le nostre ormai si stanno dotando di divisioni specializzate. Steel in particolare ha una divisione che si chiama Advanced Application, quindi dedicata a studiare le soluzioni, diciamo, complesse o comunque le soluzioni integrate che vanno oltre il semplice carrello, ma abbracciano tutto quello che è l'automazione, scaffalatura, interazione macchine uomo, macchine software, e quindi quelle soluzioni che guardano al futuro. E le aziende sempre di più si stanno spostando verso soluzioni di questo tipo. In questo contesto, quindi in un contesto di integrazione di material handling, come può OM Steel concretamente essere d'aiuto a un nuovo cliente che dovesse arrivare e dirvi dateci una mano? All'interno di questa divisione Advanced Application c'è proprio una divisione dedicata alla consulenza, quindi noi non solo forniamo soluzioni, ma forniamo consulenza per arrivare alla soluzione, quindi ci mettiamo a fianco del cliente sin dall'inizio, sin dal momento in cui l'esigenza o comunque l'esigenza concreta non è ancora ben definita, il cliente ha un bisogno ma ancora non sa come realizzarlo, sa che deve risolvere un problema, deve risolvere un progetto. Noi partiamo proprio dalla fase di studio e progettazione, quindi partiamo dalla fase consulenziale fino alla fornitura della soluzione finale. Grazie Sergio, buon proseguimento. Grazie.